Ciao ragazzi, mi chiamo Matteo Di Cosmo. Ciao a tutti, sono Michele Carugio. Ragazzi, ciao, io mi chiamo Francesco Centra. Io mi chiamo Angela. Ciao, sono Anna Troiano. Salve a tutti, il mio nome è Beatrice Vergura. Io sono Matteo D'Apolito. Sono Daniele Manfrini. Ciao ragazzi, io sono Robert. Ciao ragazzi, sono Aldo Di Lauro. Mi chiamo Eliana Petriali. Ciao, sono Paola. Ciao ragazzi, mi chiamo Paola Russo. Ciao ragazzi! Mi chiamo Rosella Barbano e sono una ex allieva del Ministro Linguistico del Liceo Maria Immacolata. Ciao ragazzi, mi chiamo Matteo Fini. Buongiorno, mi chiamo Alessandro D'Enrico. Ciao a tutti, mi chiamo Maria Chiara Cascaville. Ciao, sono Felicia. Vi parlo dal CERN di Ginevra, l'acceleratore più grande al mondo, famoso non soltanto per la scoperta del bosone di Higgs, ma anche per l'invenzione del web che utilizziamo ogni giorno. Oggi ho l'onore di guidare un dipartimento aziendale che si occupa di dati e customer experience, quindi analisi dati orientata alle strategie di marketing. È un mondo affascinante, un po' quel sogno di studente liceale, quel sogno appunto anche poi di studente universitario di mettere insieme matematica, business e marketing, che mi piaceva tanto, oggi si realizza appunto con questa possibilità. Io faccio il medico di famiglia. Attualmente appunto lavoro come educatrice a scuola con i bambini speciali, che sono, devo dire, meravigliosi. Io devo a loro e alla mia esperienza lavorativa, spero di non aver toccato il microfono, devo a loro davvero tanto, perché ho avuto modo di imparare tantissime cose e anche a livello umano mi hanno davvero aperto un mondo. Sono una professoressa di lettere presso l'Istituto Comprensivo Turoldo della città di Torino. A livello professionale oggi sono una pianista, mi esibisco sia come solista che in formazioni da camera, ho avuto modo di suonare sia in Italia che all'estero e sono anche docente di pianoforte e docente di lingua presso un centro studi qui nella provincia di Foggia. Nella vita sono musicista e cantante d'opera. Un percorso che mi ha portato a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, dal Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Reggio di Torino, Teatro Reggio di Parma, al Colón di Buenos Aires, alla Royal Opera House di Muscat, quindi sono molto soddisfatto, mi ritengo un privilegiato oltre ad essere fortunato. Faccio quello che per me è il lavoro più bello del mondo, sono l'export manager di una cantina. Questo lavoro mi porta a viaggiare, a conoscere persone e culture di tutto il mondo. Sono stato un po' ovunque, dalla Svizzera alla Cina, in America, un po' in giro per tutta l'Europa. Questo è chiaramente la parte bella, alla quale si affianca anche la parte un po' più tranquilla del lavoro, composta da numeri e da riunioni, però mi piace molto. Ho raggiunto finalmente la mia posizione attuale di ricercatore e docente presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari. Ad oggi mi trovo a svolgere un'attività libero professionale proprio nel campo dell'ingegneria civile idraulica. Purtroppo avrei voluto registrarvi un video, ecco, direttamente dagli uffici di questa azienda che vedete qui sullo sfondo, ma vista la difficile situazione che noi tutti stiamo vivendo, fortunatamente abbiamo la possibilità, che l'azienda proprio per tutelarci ci dà la possibilità di lavorare da casa in smart working. Al momento mi ritrovo a Parigi dopo un anno di manca di investimento a Londra e uno a New York e a breve mi ritroverò ad Hong Kong, continuando a lavorare per il Dipartimento di Gestione di Rischi facendo Data Science e Matematica Applicata. Il mio sogno è stato sempre fare la giornalista, infatti oggi sono giornalista professionista iscritta all'albo dal 2016 presso Padre Pio TV, l'emittente dei frati. Pensate, stavo correggendo dei compiti di chimica, perché insegno in questo momento in un liceo, insegno scienze, e mai avrei pensato di trovarmi dall'altra parte della medaglia. Una scuola che ha rappresentato un importante trampolino di lancio per la mia carriera professionale e una scuola nella quale oggi ho il piacere di insegnare inglese. Sono diventato un analista. Cos'è un analista? Un analista è un esperto di settore che, sulla base di informazioni che sono reperibili o nel pubblico dominio o ovviamente tramite i sistemi proprietari, va a costruire una serie di analisi e fa delle raccomandazioni a quelli che sono i player di mercato. Nel mio caso specifico si tratta delle relazioni tra i fornitori e i costruttori d'auto. Ho deciso poi di intraprendere la carriera militare
nelle forze armate e mi sono arruolato nell'arma dei carabinieri. Sono una studentessa di medicina, sono iscritta all'Ateneo di Foggia e in cui faccio anche parte del progetto della doppia carriera studente-atleta, quindi appunto questa università mi permette anche di fare sport ad alto livello perché sono una mezzofondista della nazionale italiana di atletica leggera. Più o meno da quando avevo 15-16 anni di intraprendere il percorso di studi che mi avrebbe portato a svolgere la professione di assistente sociale. Da 8 anni circa mi trovo qui, dove lavoro come ingegnere elettronico, occupandomi della progettazione di sistemi elettronici per l'acceleratore, più specificatamente lo sviluppo di convertitori di potenza utilizzati in diverse zone dell'acceleratore di particelle. Sono un ex alunno dell'Istituto Maria Immacolata, dove ho frequentato il liceo scientifico tecnologico tra il 2001 e il 2006, e è proprio qui dove ho iniziato a appassionarmi delle materie scientifiche, principalmente fisica e matematica, ed è grazie all'Istituto Maria Immacolata che sono riuscito ad avere una conoscenza multidisciplinare che mi ha permesso di avere una vasta gamma di possibilità per i miei studi universitari. Nel mio caso, negli ultimi anni di liceo, mi sono appassionato all'elettronica, nonostante fosse una materia non spiegata a scuola, e quindi ho deciso di intraprendere gli studi in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino. Nel 2006 ho iniziato gli studi, nel 2009 mi sono laureato, ho ottenuto la laurea in ingegneria meccatronica alla triennale, dopodiché ho continuato gli studi in ingegneria elettronica sempre a Torino. Dopodiché ho preso parte durante questi 5 anni, ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto di doppio diploma all'INSA di Lione, che è una grande scuola francese, dove ho ottenuto anche la laurea in ingegneria microelettronica della scuola. Come potete immaginare, l'ingegneria in generale e l'ingegneria elettronica sono degli ambiti molto richiesti e quindi ho avuto la fortuna di ricevere numerose offerte di lavoro alla fine dei miei studi, e dopo un primo anno di esperienza all'interno di un'azienda industriale a Torino, ho deciso di partire per la Svizzera, dove ho iniziato la mia esperienza al CERN. E ho avuto l'onore e il piacere di essere anche io uno studente dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata, in particolare dell'allora liceo scientifico tecnologico. Ricordo quegli anni sempre con grande emozione, ricordo quando al mattino passavo dalla porta d'ingresso e leggevo quella frase "Dominus possedit me", ricordo appunto le avventure con gli amici di scuola, ricordo appunto i grandi professori che poi sono diventati a volte anche degli esempi di ispirazione, dei maestri di vita. E il mio percorso appunto è iniziato in quelle aule, sono quelle aule dove nascono tutti i nostri sogni, dove riecheggiano tutti i nostri sogni, e quei sogni mi hanno portato, posso dirlo, se posso permettermi, lontano. Il vento del cambiamento, il vento dei sogni appunto poi mi ha portato da quelle aule dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata ad ottenere poi una laurea in un percorso appunto universitario di ingegneria matematico-gestionale alla Sapienza di Roma, poi una magistrale in ingegneria gestionale sempre alla Sapienza e una seconda laurea magistrale in Innovation Management a Parigi. Il mio percorso di lavoro invece nasce sin dagli anni di studio, quindi una forte voglia di mettermi in gioco sin da subito, e con un percorso di consulenza manageriale all'inizio in Accenture e Ernst & Young, e poi facendo un salto quantico nel mondo della comunicazione, nel mondo di WPP. Classe 1985, e nel ormai lontano 2004 mi sono diplomato anch'io all'Istituto Magistrale Maria Immacolata. Io ho frequentato il liceo scientifico tecnologico, la mia è stata il primo anno, è stato l'anno di partenza del liceo scientifico. Per riuscire ad aprire quella scuola lì ci siamo impegnati un po' tutti quanti, perché c'era già il liceo a San Marco, il liceo scientifico a San Marco, per cui aprirlo a San Giovanni è stato veramente un'impresa. Devo ringraziare sicuramente chi si è occupato della nostra formazione, perché è stata fondamentale per il percorso di studi che ho fatto successivamente. Io ho studiato medicina, sono andato a studiare a Parma in Emilia Romagna, ho scelto di andare fuori regione, e la formazione che mi è stata data presso l'Istituto Magistrale Maria Immacolata mi è servita anche per farmi valere fuori regione. Mi sono confrontato con ragazzi che si sono formati in altri istituti, in altre regioni, e devo dire che non avevo nulla da invidiare.
Che dire, gli anni del liceo per me sono stati una parentesi bellissima, di sicuro fra le parentesi più belle di tutta la mia vita, da un punto di vista innanzitutto affettivo sono indimenticabili. Pensate che il mio migliore amico è tutto il mio compagno, era il mio compagno di banco. Io ho frequentato il liceo scienze sociali dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata. Non ero di sicuro la prima della classe, questo è certo, però non mancavo mai nelle discussioni, nei progetti che venivano affrontati, nelle interrogazioni orali, sì, quelle forse andavano meglio. Se posso dire la mia di esperienza, è stata non solo eccellente dal punto di vista formativo, perché almeno io lo reputo davvero un percorso fantastico, ma anche dal punto di vista comunque umano. Questo perché? Perché ho avuto modo di affrontare nel mio percorso di studi un misto di emozioni, specialmente per quanto riguarda quello delle amicizie. Sono sincera, anche con i docenti, anche i collaboratori scolastici. I docenti ci hanno sempre aiutati nel nostro percorso. Per arrivare fin qui ho percorso tanta strada e una delle tappe fondamentali è stata proprio quella all'Istituto Magistrale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo. Lì infatti ho frequentato il liceo scientifico e oltre ad apprendere tanto sulle discipline scientifiche, ho imparato anche ad amare ancora di più le discipline umanistiche e letterarie. Infatti non sarei qui senza il costante sostegno dei docenti che mi hanno insegnato a coltivare le mie passioni e i miei sogni e mi hanno insegnato che la scuola non si vive soltanto tra i banchi, ma è quella che si trasmette fuori, che si vive all'esterno dei cancelli scolastici e che ci insegna ad essere persone più responsabili, ci insegna a inseguire i nostri obiettivi e ad avere senso civico, insomma ad essere le persone del domani. Mi sono diplomata a quello che all'epoca era il liceo linguistico Progetto Brocca nel 2012. Contemporaneamente, durante i miei anni di studio presso il liceo, ho frequentato anche il conservatorio dove ho fatto i miei studi per diventare oggi una pianista. E in seguito, dopo il liceo, ho mantenuto sia gli studi musicali, infatti ho completato questo percorso con la laurea di secondo livello in pianoforte nel 2016 e contemporaneamente ho continuato a coltivare la passione per le lingue, laureandomi anche in lingue, in particolare in inglese, tedesco e francese, tra l'altro le stesse lingue studiate al liceo. Successivamente ho approfondito i miei studi come musicista, però senza mettere da parte la passione per le lingue, anzi cercando sempre di integrarla. Infatti ho fatto un anno di master, in particolare il Master in Music Performance, presso un conservatorio in Olanda, e dove appunto era l'intero corso in lingua. Successivamente in Italia ho preso una laurea di secondo livello al biennio di indirizzo concertistico, sempre in pianoforte. Questo è stato brevemente il mio percorso formativo, questi sono stati i miei studi. Anch'io sono stato un alunno dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata, iscritto al liceo scientifico dal 2001 al 2006. Del percorso di studi dei 5 anni ricordo sicuramente con maggior chiarezza e anche con affetto gli ultimi 2 anni, anche perché parallelamente cominciavo gli studi al Conservatorio di Foggia, per cui sono stato molto fortunato perché avevo le idee molto chiare su quello che sarebbe stato poi successivamente il mio lavoro. Anche io ho frequentato l'Istituto Maria Immacolata studiando al liceo linguistico. Non vi nascondo che non sono mai stato uno studente modello, anzi all'epoca c'erano alcune materie che proprio non digerivo. Però comunque nella mia mente rimangono dei bellissimi ricordi di quegli anni. Le amicizie nate fra i banchi di scuola sono le amicizie che ho ancora oggi, e questo perché sono nate negli anni più belli della mia vita e più spensierati della mia vita.
Oltre a questo, la scuola mi ha lasciato tanto, mi ha insegnato la lingua inglese, che mi è servita molto dopo la mia laurea, quando mi sono trasferito a Londra per circa 3 anni, dove ho fatto un po' di tutto, dall'organizzazione di eventi in discoteca fino a lavorare in un'agenzia pubblicitaria come marketing manager. Ho origini tedesche, i miei genitori sono entrambi tedeschi, ma sono cresciuto sul Gargano, tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo. Ho frequentato tutte le scuole a San Giovanni Rotondo. Al termine della scuola, ormai nel lontano 2000, quando mi sono diplomato, non avevo le idee molto chiare su come proseguire i miei studi. Amavo la natura, amavo la musica, e così mi ero iscritto al conservatorio di Foggia nel quinto superiore, studiavo canto, e così ho deciso di frequentare ancora un anno di conservatorio a Foggia senza iscrivermi subito all'università dopo il diploma. Alcuni professori non videro di buon occhio questa mia decisione, mi dissero che poi sarebbe stato complicato riprendere gli studi dopo un anno di pausa. In realtà non fu così, tra l'altro non era neppure vero che avessi interrotto gli studi, perché comunque continuavo a studiare canto al conservatorio. Ad ogni modo, dopo quell'anno in cui non mi iscrissi all'università, decisi di iscrivermi a Scienze Naturali, e così a Roma, all'Università di Roma, alla Sapienza, ho conseguito prima la laurea triennale e poi la laurea specialistica. Subito dopo mi sono iscritto al dottorato di ricerca in botanica all'Università di Firenze, e una volta conseguito il dottorato ho cominciato a lavorare come botanico con varie tipologie di contratti precari, prima facendo un'esperienza all'estero all'Università di Mainz in Germania, poi in Italia presso l'Università di Bari, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR di Bari, l'Università di Camerino, l'Università di Perugia, l'Università di Catania e l'Università di Bolzano. Dopo parecchi anni di precariato ho raggiunto finalmente la mia posizione attuale di ricercatore e docente presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari. Sono stato anch'io uno studente dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata, in particolare del Liceo Linguistico Sperimentale Brocca, e fino al 2002. Ormai sono passati 18 anni che sono uscito da questa scuola che tanto mi ha dato e alla quale tanto sono grato. Era, diciamo, la fase ancora iniziale dell'istituto, della sperimentazione linguistica, nella quale c'era la commissione delle materie tecniche e materie linguistiche. Mi ricordo al tempo, rispetto ad altri amici che frequentavano altri istituti, eravamo quelli un po' più carichi di lavoro, in quanto dovevamo affrontare diverse materie, e quindi vedevamo gli altri con invidia. Però non vi nascondo che dopo le varie materie studiate, quindi il maggior carico che abbiamo dovuto portare, diciamo, ci è servito per affrontare al meglio qualsiasi scelta successiva. Infatti, dopo il diploma ho deciso di intraprendere un'università di tipo tecnico, iscrivendomi al corso di studi di ingegneria civile presso il Politecnico di Milano. Quindi nel 2002 ho iniziato questa avventura, che ho concluso inizialmente con una laurea triennale e poi con una laurea specialistica con indirizzo in idraulica. La base tecnica del liceo linguistico sperimentale mi è servita tanto, perché era proprio affrontava programmi di tipo scientifico, e quindi che mi sono tornati utile nella mia carriera universitaria. Successivamente alla laurea specialistica ho fatto la scelta di tornare qui giù nella nostra terra, anche perché dopo valutazioni di tipo pratico-tecnico ho riscontrato che il nostro territorio tanto poteva darci. Infatti sono tornato qui in Puglia, ho iniziato a lavorare presso una società di Bari che si occupava proprio di ingegneria civile idraulica.
ho iniziato a intraprendere questa attività nel 2009, che ho poi portato avanti, quindi migliorando le mie conoscenze, ampliando quelli che erano gli aspetti lavorativi di questa professione particolare, che magari poteva sembrare essere una cosa rara, ma nel nostro territorio è molto diffuso. Ho studiato lingue appunto presso l'Istituto Sperimentale, l'Istituto Linguistico Sperimentale, ormai tanti anni fa, proprio lì a San Giovanni Rotondo, con l'Istituto Magistrale Maria Immacolata. Terminati gli studi superiori, ho deciso di proseguire questo percorso e sono andata a Bari. Qui mi sono iscritta all'Università di Lingue e Letterature Straniere, decidendo di continuare a studiare e di approfondire l'inglese, che è fondamentale, ragazzi, e il tedesco. Terminata l'università, mi sono fermata un altro annetto a Bari, ho aiutato il mio professore di tesi con la stesura di un libro, ho sostenuto l'esame per entrare nella scuola di specializzazione per l'insegnamento, che era un percorso allora obbligatorio. Dopodiché ho deciso di tentare nuove strade e sono andata a Milano. Qui anche ho iniziato con dei lavoretti comunque connessi al mio percorso di studi, quindi in aziende che si occupavano di sondaggi all'estero, quindi comunque in inglese. E nel frattempo ho iniziato a mandare curriculum alle varie aziende. Proprio uno di questi curriculum di carta, perché all'epoca sembra un paradosso, ecco, ma all'epoca si usavano di carta, ed è proprio grazie a una bustina arrivata sul tavolo dell'allora country manager, che quella che sarebbe diventata una grandissima, importantissima azienda tecnologica, mi chiamò per un colloquio. Avevano bisogno di una persona che conoscesse le lingue, che fosse in grado di realizzare campagne di digital advertising in lingua, ed è così che ho iniziato il mio percorso. Poi chiaramente sono passati tanti anni, sono 16 anni che lavoro in questa azienda, ho continuato a studiare, a migliorarmi, ho cambiato ruolo all'interno. Sono un'ex allieva dell'Istituto Magistrale Maria Immacolata. Ho frequentato il liceo scientifico-tecnologico durante la mia adolescenza ed è stata un'esperienza molto formativa e molto qualificante, a mio avviso. Durante gli anni del liceo ho avuto modo di sviluppare delle esperienze tecniche e sociali non indifferenti, che poi tutt'oggi mi sono utili nel mondo del lavoro. Uno dei grandi valori dell'istituto è stato l'adesione a programmi PON, dove si poteva fare avanzamento per discipline scientifiche o anche discipline economico-sociali come legalizzazione e ecomafie. Per quanto riguarda la qualificazione che ho avuto scientifico-tecnologica, è stata molto interessante dal punto di vista della mia prosecuzione di studi, poiché le basi scientifiche mi hanno aiutato a sostenere un corso di economia e finanza che ho proseguito poi all'università. I professori sono molto attenti, le strutture che avevamo e i laboratori che avevamo, tipo di tecnica oppure di informatica, hanno avviato efficacemente al mio percorso, che è quello odierno. A seguito degli studi al magistrale e al liceo scientifico-tecnologico, ho avuto modo di studiare all'Università Commerciale Luigi Bocconi, dove ho conseguito una laurea in economia e finanza. Dopo ho frequentato la Schema Business School di Parigi con una doppia laurea alla North Carolina State University di Raleigh, Stati Uniti, dove ho avuto modo di poter anche proseguire il mio percorso lavorativo, lavorando un anno in Silicon Valley in una startup di machine learning e successivamente collegandomi con una banca di investimento, dove ho avuto modo e sto ancora lavorando nel Dipartimento di Gestione Rischi e Matematica Applicata. Diplomata nel 1998 all'Istituto Magistrale Maria Immacolata, liceo linguistico. Caspita, 1998, nel passato di tempo, tra un po' festeggerò i miei 25 anni dal diploma. Il mio percorso di studi e lavorativo è probabilmente un po' diverso rispetto a quello dei miei compagni di classe, perché ho cominciato ad andare all'università. Il mio sogno è stato sempre fare la giornalista, infatti oggi sono giornalista professionista iscritta all'albo dal 2016 presso Padre Pio TV, l'emittente dei frati. Ho un percorso diverso rispetto agli altri, perché il mio sogno è sempre stato quello di fare la giornalista. Ho provato diverse strade, giurisprudenza, lettere, ma senza grande risultato. Allora, quando poi si è aperta la porticina studio-lavoro,
come dire, ho scelto direttamente di lavorare. Infatti ho cominciato questa esperienza il 1° marzo del 2000, oggi a distanza di 20 anni ho lavorato in maniera ininterrotta. Gli anni del liceo sono stati veramente belli. Metto da parte un po' di nostalgia e di romanticismo, non sono stati i più belli della mia vita, però il liceo, i professori, le materie che ho studiato mi hanno aiutato a diventare quella che oggi sono. Ho scelto il liceo linguistico perché avevo grande voglia di conoscere il mondo, di viaggiare, ed ero convinta che le lingue mi avrebbero aiutato a viaggiare, a conoscere il mondo. Non ho imparato benissimo le lingue e questa è una mia grande, mio grande rimpianto, quindi imparatele perfettamente le lingue. All'epoca studiai francese, inglese e tedesco, però questa passione per le lingue, anche se poi non le ho imparate alla perfezione, mi hanno lasciato la voglia di girare il mondo e di viaggiare. Quella, mi raccomando, mettetela sempre nella vostra wish list, nella vostra lista dei desideri. Saluto a tutti gli studenti, a tutto il personale, a tutti gli amici del liceo statale Maria Immacolata di San Giovanni Rotondo, liceo che io conosco benissimo perché ci sono stato, io sono stato uno studente del liceo linguistico, conosco benissimo quei banchi, quei corridoi e quella meravigliosa aria che si respirava, sì, perché tanto mi ha dato e io sto qui proprio per, in questo momento sto facendo questo video proprio per, diciamo, provare a trasmettervi ciò che di bello e di forte la scuola, il percorso scolastico mi ha dato. Inizialmente io, appassionato di allenamento, ho fatto scienze motorie, sono stato studente di scienze motorie e ancora adesso mi continuo a formare nell'allenamento, ma poi ad un tratto la vita è cambiata, cambia, perché proprio quelle famose basi che ti vengono date alle scuole superiori, sia intese come rapporti, sia intese come conoscenze, ti danno la possibilità di poter allargare la mente, il tuo percorso. E quindi sono passato, pensate un po', dal fare il preparatore di una squadra nazionale di giovani esattamente come voi, perché questa che vedete è esattamente la felpa della nazionale di pallavolo. Io per tanti anni ho fatto il preparatore atletico delle nazionali di pallavolo maschile e femminile, proprio di giovani come voi. Pensate un po' a... realizzare un altro bel sogno, quello di indossare un camice, perché in questo momento io sono diventato da un paio d'anni biologo nutrizionista e mai avrei immaginato, perché poi il mio percorso di studi, la mia mentalità è stata, ha preso una svolta che era quella legata all'alimentazione, cominciando a utilizzare il centimetro, cominciando a utilizzare il plicometro per la misurazione del tessuto del pannicolo adiposo sottocutaneo, a strumentazioni un pochino più complesse come la BIA per la valutazione dei liquidi corporei. Ma tutto questo è stato necessario, mi tolgo il camice, è stato possibile grazie a un percorso di studi come quello del liceo, nel mio caso, dove ho avuto la possibilità di formarmi in lungo e in largo. E le lingue? Certo, non ho preso poi la strada delle lingue, ma in realtà quella parte mi è servita tantissimo, per esempio, adesso per avere la capacità di leggere articoli scientifici, per il mio rapporto da preparatore atletico con atleti internazionali e soprattutto i confronti di quei corridori, i confronti con gli insegnanti, di una crescita che poi mi sono portato dentro ed è sbocciata poi fuori successivamente. Quindi il mio augurio è quello di continuare, di viverle ogni giorno questo momento, ok? E soprattutto di riviverlo al meglio adesso che avrete la possibilità di tornare tra i banchi. E poi magari, chi lo sa, un giorno ci rivedremo personalmente con l'augurio di potervi regalare, portare, ma rimettere in bacheca una bella maglietta dell'Italia, ok? E magari, perché no, poi scambiarci un saluto di persona, è quello che ci auguriamo tutti. Ciao ragazzi, un bacio grande. Il percorso tematico che portai al mio colloquio orale
era caratterizzato da un approccio interdisciplinare che abbracciava anche la musica, una passione che nutrivo parallelamente a quella per le lingue straniere, che poi mi portò a diplomarmi al conservatorio. Ecco, la scuola che ho frequentato mi ha permesso di avere una visione unitaria del sapere, una visione ampia del sapere, che poi mi ha aiutata tantissimo a capire meglio la realtà negli anni successivi. L'esame di Stato per me rappresentava la fine di un percorso di studi, ma in realtà non sapevo che più che una fine era l'inizio di un altro percorso di formazione fondamentale. Decisi di andare a Trieste per frequentare la scuola per interpreti e traduttori, dove sono riuscita a laurearmi sia alla triennale che alla specialistica con lode in inglese, tedesco e portoghese. All'università ho potuto continuare quelle esperienze che avevo iniziato ad assaporare durante gli anni delle superiori, per esempio i nostri viaggi di istruzione all'estero e il nostro gemellaggio con il liceo linguistico di Monaco di Baviera. Quindi all'università arrivai pronta per conoscere altre realtà verso le quali la scuola mi aveva già reso curiosa. E quindi, amplificando questo mio desiderio di esperienza, partii per un anno di Erasmus a Heidelberg, poi feci un trimestre a Edimburgo, feci un anno di ricerca a Lipsia, sempre in Germania, e studiando divenni traduttrice nell'ambito tecnico-scientifico, ed è un'attività che svolgo ancora oggi, che mi dà moltissime soddisfazioni. E poi andai anche a lavorare in quelle realtà che avevo conosciuto come studentessa, quindi ho avuto l'opportunità, anzi direi il privilegio, di lavorare per la University of Surrey a Guildford come docente, e collaborai con la Westminster University di Londra e poi andai a Lecce nella facoltà di lingue e letterature a insegnare traduzione tecnico-scientifica. E in tutto questo mio percorso quello che si rivelò fondamentale fu l'abitudine che avevo sviluppato a scuola allo studio serio e responsabile, quindi questo sforzo che facevamo nello studiare, questa resilienza mi aiutò tantissimo e questo approccio allo studio mi è servito anche dopo aver finito i miei studi, anche dopo aver trovato lavoro. E anch'io, 21 anni fa, ero uno studente presso l'Istituto Maria Immacolata. Mi sono diplomato nel lontano 2000 con una tesina sull'auto. All'epoca, sinceramente, non sapevo che l'auto sarebbe poi diventata il filo conduttore di tutto ciò che ho fatto dopo l'Istituto Maria Immacolata. Mi sono laureato in ingegneria dell'auto presso il Politecnico di Torino e poi ho fatto delle esperienze di tirocinio presso General Motors Fiat nel settore degli acquisti e poi sono andato in Inghilterra e diventato un analista. Quindi avrete ora capito che sono passato da un liceo linguistico a fare ingegneria e poi dal fare ingegneria a essere un analista. Quindi un paio di percorsi un po', che rompono un po' quelli che sono gli schemi naturali, dove magari uno si immagina che qualcuno che abbia fatto il liceo scientifico passa a fare ingegneria e magari uno che ha studiato ingegneria, quindi come si disegnano componenti o come si costruiscono le auto, passare poi naturalmente a essere un ingegnere presso un costruttore, io in realtà sono diventato un analista. Sono passati 20 anni dalla fine degli studi effettuati presso il liceo linguistico e il ricordo di quella scuola è un ricordo però sempre pieno di gratitudine, perché sono stati degli anni in cui la scuola ci ha consentito sicuramente di costruire un bagaglio di conoscenze importante con programmi molto approfonditi e molto articolati. Sono stati degli anni molto impegnativi che ci hanno consentito però non solo di incrementare le conoscenze nelle varie materie, sono stati anche degli anni che sicuramente ci hanno allenato ad affrontare con serietà, impegno e determinazione le sfide che quotidianamente si ponevano davanti. E questo sicuramente è un aspetto molto importante, perché la scuola prepara soprattutto a questo, prepara soprattutto ad affrontare
ciò che la vita poi pone davanti, le sfide che ci sono nel futuro di ciascuno di noi. Qualsiasi percorso ciascuno decide di intraprendere. E sono degli anni in cui la scuola ci ha dato anche l'opportunità di sviluppare quella dimensione sociale, che è una dimensione molto importante per ciascuno. Ci ha consentito di creare delle amicizie sincere, solide, dei rapporti di amicizia che poi si sono protratti nel tempo, anche oltre il termine degli studi. Sono una ex alunna del Liceo Scientifico Maria Immacolata, dove mi sono diplomata nel 2014. Io ho frequentato l'indirizzo scientifico-tecnologico, che adesso non esiste più perché è stato sostituito dall'indirizzo dello scientifico normale e dalle scienze applicate. Se penso agli anni del liceo, li ricordo comunque come degli anni di grande crescita e di grande cambiamento, perché si entra che si è poco più di bambini e ne si esce come delle persone adulte che sono già proiettate verso il mondo del lavoro. E in questo bellissimo percorso giocano un ruolo fondamentale gli insegnanti. Io posso ritenermi molto fortunata perché ho avuto non solo degli ottimi professori, ma anche dei meravigliosi maestri di vita che mi hanno aiutata a diventare quella che sono adesso. Nel settembre del 2001 ho iniziato questo percorso di studi all'università e mi sono poi successivamente laureata nel 2004 e ho anche conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale. Spero che la mia breve storia vi possa essere di aiuto e possa essere un esempio su quello che deciderete di fare. Probabilmente il consiglio che darei è di dare molta importanza non solo alla propria preparazione tecnica, che può essere umanistica oppure scientifica, ma anche dare molta importanza ai rapporti sociali, saper comunicare e saper lavorare in un team. Anche se sembrano consigli molto banali, in realtà molti di voi probabilmente già se ne sono accorti e molti se ne accorgeranno che probabilmente è l'ingrediente fondamentale per riuscire nelle vostre carriere, a prescindere che siano nell'ingegneria o in qualsiasi altro dominio. Vi auguro il meglio per il vostro futuro, soprattutto in questo periodo un po' difficile che stiamo affrontando tutti, e sono sicuro che ce la farete. Quello che posso augurarvi veramente con tutto il cuore è quello di essere sempre curiosi, di coltivare le vie della speranza, ma soprattutto quello di sentire sempre di potercela fare, qualunque sia il vostro punto di partenza, qualunque sia appunto il vostro stato sociale, qualsiasi cosa, quello che sia il livello più alto, il livello più basso, l'importante è avere sempre tanta forza di volontà e tanta forza di determinazione. Penso che con la forza di volontà, la determinazione, il coraggio, il garbo, la gentilezza siano gli ingredienti per una vita quantomeno di sogni realizzati. Questo è un elemento fondamentale. Quindi questo è quello che io vi voglio veramente augurare: la capacità di mettere insieme mondi diversi, la capacità di essere curiosi, di coltivare il silenzioso coraggio della perseveranza. Questo ve lo auguro davvero con tutto il cuore. Se potessi parlare al Michele, studente appunto del liceo Maria Immacolata, gli direi, citando e parafrasando le parole di una canzone bellissima di Roberto Vecchioni, gli direi: sogna ragazzo sogna, credi solo a quel che vedi dentro, sogna ragazzo sogna, non lasciargliela vinta neanche un momento. Questo è un po' lo spirito, e credo ecco che dall'istituto magistrale Maria Immacolata possano nascere grandi innovatori, grandi pensatori, appunto come si chiamava tra l'altro il giornalino scolastico che ha avuto l'onore poi di cofondare appunto durante gli anni del liceo. Grandi pensatori che hanno voglia di immaginare un mondo nuovo, che hanno voglia appunto di aprire nuove strade, di andare oltre le aspettative, oltre alle aspettative proprie e alle aspettative di chi ci guarda, di essere appunto delle particelle del cambiamento e di immaginare un mondo migliore. Quindi
quello che posso dire è: credete sempre di poter cambiare il mondo, e il mondo lo cambieremo. Un forte abbraccio e un caro saluto a tutti voi. Per cui, ragazzi, mi raccomando, vivetevi questi anni appieno, pensate a studiare, pensate a formarvi e pensate a goderveli, perché restano gli anni più belli. Ciao a tutti. Davvero vi consiglio vivamente di oltre a studiare, di stringere il più che si può delle amicizie, e il non sottovalutare la scuola, non sottovalutate i vostri insegnanti, mi raccomando, perché sappiate che loro sono, sono coloro che ci aiutano, parlo anche per me, a non solo imparare cose nuove e quindi apprendere nuovi argomenti, sono coloro che comunque ci aiutano anche ad aprire la mente. Ho imparato che la scuola non è soltanto tra i banchi, ma forse è a maggior ragione quella che portiamo fuori dai cancelli della scuola, è quella che riusciamo a trasmettere agli altri, quella che ci definisce come persone e come cittadini, quella che ci forma e ci fa raggiungere i nostri sogni. Il mio consiglio è scegliere quello che vi piace, che non è una cosa così banale come si direbbe. Prendersi il tempo per comprendere qual è la vostra vocazione, qual è la vostra passione, cosa vi infiamma, e ascoltare la vostra voce interiore più che la voce, o meglio, filtrare altre voci esterne, che sono quelle dei genitori, quelle degli stessi insegnanti, quelle degli amici, mettere un po' da parte aspettative esterne, ma ascoltare quello che è il vostro sentire. E anche se poi sbaglierete, in realtà quell'esperienza negativa vi servirà a capire ancora meglio che cosa volete essere, chi volete diventare, cosa volete fare. Quindi assolutamente il mio consiglio è ascoltare quello che sentite e scegliere qualcosa per la quale nutrite una forte passione, che vi entusiasma, qualcosa per la quale un domani non sentirete il peso di andare a lavorare, e poi lottare per quella cosa con grande determinazione, con grande impegno, di nuovo spirito di sacrificio, anche magari rinunce, sono tutte delle rinunce che poi torneranno in colpi di fortuna o porte che si aprono nella realizzazione di un sogno. Quindi anche è fondamentale sconfiggere delle paure, mettere da parte la pigrizia, non usare delle scusanti, perché sono solo a volte delle scuse che vogliamo raccontarci per non prendere in mano la nostra vita e fare veramente quello che desideriamo. In bocca al lupo. Ecco, io non ho avuto la fortuna di poter frequentare un liceo musicale, però mi è stato detto che negli ultimi anni sono state aperte delle classi a questo indirizzo, per cui penso che chi voglio intraprendere il mio stesso percorso sia un pochino più fortunato, perché può cominciare già dai primi anni di liceo a capire se effettivamente quella è la sua strada. Io consiglio a tutti di ritagliarsi un momento per studiare uno strumento, per dedicarsi all'arte, alla pittura, alla fotografia, perché ritengo che sia non solo a livello culturale, ma anche a livello mentale e psicologico un qualcosa in più. Dunque, quello che vi posso consigliare è di godervi questi anni della vita e soprattutto di puntare su voi stessi, perché siete voi la vostra prima risorsa. Un saluto a tutti. Vi posso dire: studiate con fiducia, perché sicuramente riuscirete, se proseguirete negli studi, se vorrete qualsiasi tipologia di studio vorreste intraprendere, e soprattutto tenete duro, perché ci vuole tanto impegno, ci saranno momenti di sconforto, ma tenendo duro il risultato arriverà. Quello che voglio dirvi è di non scoraggiarvi mai, di seguire i vostri sogni, di fare quello che volete e che vi piace fare. Gli altri possono solo darvi consigli, accettateli, valutateli, ma dovete essere voi a fare le scelte. E
Sebbene possa sembrare che le cose possano andare in modo storto, in modo sbagliato, se una cosa vi piace portatela avanti, perché prima o poi riuscirete a sfondare nel mondo del lavoro. E ricordatevi che se fate la cosa che vi piace sicuramente la farete bene. Se iniziate a fare cose a forza che vi vengono costrette, non si riuscirà a portarle avanti in modo adeguato. Quindi in bocca al lupo per tutto e speriamo che questo periodo storico passi velocemente e che sia un brutto ricordo. Ragazzi, il mio consiglio è: studiate, portate avanti le vostre passioni, non vi scoraggiate, perché ecco, è con la costanza e l'impegno che farete grandi cose. Vi auguro un bocca al lupo enorme per il vostro percorso professionale e vi saluto. Quindi a presto, ciao! Un consiglio che posso dare a tutti gli studenti, perché è stato quello vincente da parte mia, è di utilizzare il più possibile l'interazione con la scuola e l'interazione con le persone nella scuola, avendo fame di fare nuovi progetti, di proporre e di mai buttarsi giù, perché l'ambiente è abbastanza prolifico e si possono trovare delle grandi soddisfazioni anche in età molto precoce. Credo, da persona che ha fatto il liceo scientifico, sicuramente consiglierei di prendere il mio stesso indirizzo, perché in un domani la maggior parte delle materie in espansione sono indirizzate verso un profilo scientifico e potrebbero dare molti risultati soddisfacenti un giorno che si volesse avviare una carriera di ricerca. Quindi ragazzi, quelle abilità e quelle competenze che state sviluppando ora, quando meno ve lo aspettate, non solo vi risulteranno utili, ma saranno preziose. Vi faccio il mio più sincero in bocca al lupo. Quelle materie che magari alcuni di voi trovano un po' ostiche, un po' secondarie, io vi consiglio vivamente, anche in ambito, se da un punto di vista universitario decidete di andare in un ambito più umanistico o letterario e così via, vi consiglio vivamente di tenerle sempre presenti. Ci sono sempre dei percorsi, come vi ho raccontato nel mio caso, in cui si può un po' rompere lo schema, no? Quindi magari si studia in ambito umanistico, ma si finisce poi a lavorare in ambito diverso. Però non dimenticate l'importanza di queste materie, proprio perché il futuro dipende da quelle materie. Dato che voi rappresentate il futuro, è importante che voi abbiate tutti quegli strumenti che sono necessari per far riuscire a materializzare quelli che sono un po' i sogni della nostra civiltà. Quindi detto ciò, vi auguro buona fortuna per tutti i vostri studi, attuali e futuri, e buona vita a tutti. Grazie. E quindi auguro a tutti voi ragazzi di terza media, che come me dovete fare questa importante scelta, di poter trovare sicuramente la strada giusta che vi permetterà di poter realizzare i vostri sogni, e spero che magari, come è successo a me, questo percorso possa passare da questo istituto. Un caro saluto e in bocca al lupo a tutti. Ciao! Nel corso degli anni di scuola sicuramente si è portati a pensare che gli impegni siano eccessivi, però tutto quello che si fa durante quegli anni, tutto l'impegno che uno mette in quegli anni, in realtà è qualcosa che lo prepara agli scenari imprevedibili, stimolanti e sicuramente avvincenti che incontrerà in futuro. A presto. Che consigli vi posso dare? Beh, pochi, perché sapete già, sono sicura che i ragazzi che vedranno questo video sanno già in che direzione andare, hanno degli obiettivi e un futuro già abbastanza chiaro. Appassionatevi a quello che fate, appassionatevi al mondo, appassionatevi alla vita, viaggiate, andate a conoscere il mondo, fatelo attraverso gli strumenti che il liceo vi mette a disposizione. In bocca al lupo a tutti, buona vita, buona strada e buon futuro.